Rec. Bentornati, eccoci alla nostra rubrica, il 5, anzi le 5, vabbè, la finale più attesa di tutto l'anno è ormai alle porte, la finale di Champions League. Quest'anno se la giocano due squadre, possiamo dire inedite, Manchester City e Chelsea. Oggi infatti parliamo delle 5 squadre europee più vittoriose, che hanno vinto più titoli, trofei a livello internazionale. Quinto classificato. Al quinto posto troviamo una squadra che tanto bene ci aveva abituato negli ultimi anni, ma attualmente ha avuto qualche battuta d'arresto. Avete capito di chi sto parlando? Sì, del Liverpool. Il Liverpool chiude questa speciale classifica con 14 trofei. Non male, eh? Due di questi freschi freschi, eh? Sono 6 Champions League, 3 Coppe UEFA, 4 Supercoppe UEFA e un mondiale per club. Diciamo, una collezione da fare invidia. E siamo solo al quinto posto. Il nostro caro Jürgen ci ha abituato bene, ma quando tornerà a vincere? Chi lo sa, finito un ciclo? Probabilmente sì. Aspettiamo il prossimo. Quarto classificato. Quarta posizione, che non è una quarta posizione perché è anche una quinta, ma il Liverpool è anche una quarta. Sono a pari merito, entrambi a 14 punti, metteteli voi nell'ordine che preferite. Questa posizione invece è occupata da una squadra che si trova nella situazione opposta, o comunque in una posizione molto diversa rispetto al Liverpool, perché questa squadra, trascinata dal suo bomber che proprio qualche giorno fa ha raggiunto quota 41 gol, sta collezionando vittorie su vittorie in campionato e anche in Europa, soprattutto l'anno scorso, e quest'anno è stata sfortunata e niente, l'ha vista uscire dalla Champions, ma il suo valore, anche il suo attuale valore, non è messo in discussione. Sto parlando del Bayern Monaco di Robert Lewandowski. I trofei vinti? 4 mondiali per club, 6 Champions League, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA e 2 Supercoppe UEFA. Ora vorrei l'applauso perché sono riuscita a memorizzarmene tutte. Andiamo avanti. Terzo classificato. In terza posizione troviamo una squadra che tanto, ma tanto, ma tanto dolore in questi anni mi sta arrecando. Ma proprio tanto. Come faccio a farvi capire chi è senza dirvelo? È famosa per aver collezionato, sì, direi collezionato perché è stato proprio un susseguirsi di operazioni di mercato sbagliate. L'ultima operazione, totalmente a mio parere, ma penso sia il parere di tanti, sbagliata, è l'operazione Luis Suarez. Stiamo parlando del Barcellona. L'ha praticamente regalato, svenduto alla sua diretta concorrente, permettendogli la vittoria del titolo. Ah, mi sto prendendo questo spazio per sfogarmi, ma non è lo spazio giusto. Comunque, a parte questi incidenti di percorso, esistono, sappiamo benissimo che la storia del Barcellona è stata una storia vittoriosa. I titoli vinti dal Barcellona sono ben 17. Mi ero fiato perché devo dirle a memoria, uno in fila all'altro, non farò tagli. Ne ho appena fatto uno e adesso ne farò un altro. 3 mondiali per club, 5 Champions League, 4 Coppe delle Coppe e 5 Supercoppe UEFA. Secondo classificato. Eccoci, ora siamo arrivati alla seconda posizione e non poteva mancare una squadra che ha fatto dell'Europa la sua casa fino a qualche anno fa. Stiamo parlando del Milan, ovviamente. Mi permetto di fare dell'ironia perché sono milanista, quindi è un'autocritica, mi consenta. Quindi vorrete sapere quanto ha collezionato il Milan nei suoi anni d'oro, nel suo periodo di massimo splendore, e ve lo dico subito. 4 mondiali per club, dite bene, 7 Champions League, fatemela passare perché è il mio unico motivo di vanto, 2 Coppe delle Coppe e 5 Supercoppe UEFA. Ah, dimenticavo, in totale i trofei del Milan sono ben 18. Primo classificato. E in prima posizione ovviamente non poteva mancare la squadra che da qualche anno a questa parte sta facendo il devasto in Europa. È il Real Madrid. Quest'anno invece è parsa un pochino sottotono, sia in campionato ma anche in Champions League. E meno male che quest'anno ha lasciato spazio ad altre squadre, ad altri nomi, ad altri protagonisti, perché non ne potevamo più. No, non è vero. Non ci si stanca mai di vedere il bel calcio, ma adesso andiamo a riassumere tutti i trofei vinti, che sono ben 27. Porco cane. 7 mondiali per club, 13. 13, 1, 3, Champions League, 2 Coppe UEFA, 4 Supercoppe UEFA e una Coppa Iberoamericana. E ora non mi resta che dirvi godetevi la finale di Champions. Buona partita e buon divertimento. Come sempre, che vinca il migliore. Cioè? Boh.
dimmelo te.